è un progetto finanziato dall'Unione Europea, più precisamente dal FESR, ad aiutare medici e operatori sanitari italiani a fronteggiare la crisi causata dalla diffusione del coronavirus. Anche se originariamente non era questo lo scopo per cui i promotori di questo progetto pensavano sarebbe diventato famoso. Stiamo parlando di MediWorld, che utilizza dei biosensori che permettono agli operatori sanitari di monitorare i parametri vitali dei pazienti, come battito cardiaco, frequenza respiratoria, pressione sanguigna e temperatura corporea a distanza. Non solo quindi MediWorld permette un monitoraggio costante dei pazienti, ma permette al personale medico e infermieristico di lavorare in sicurezza. Basta pensare a quanto sia difficile e pericoloso monitorare di persona i pazienti affetti da Covid-19. Come funziona in breve? I pazienti ricoverati sono isolati in camere a pressione negativa, dove sono stati installati biosensori che permettono al personale di monitorare in modo più semplice i pazienti da un'altra camera attraverso smartphone o tablet. Vi abbiamo incuriositi? Ne parleremo fra pochissimo insieme a due ospiti che ci hanno raggiunto telefonicamente, il professor Rosario Sinatra, responsabile scientifico di MediWorld, e l'ingegner Pietro Maddio. Se volete saperne di più potete seguirci sulle pagine social Facebook, Instagram di Play Europe e ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu. Ci trovate anche su Spreaker e iTunes. Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini. Come vi abbiamo accennato prima, MediWorld è stato finanziato dal progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Malta nel 2018, in tempi in cui ancora del Covid-19 non c'era traccia. Capofila del progetto è l'Università di Catania, in partenariato con Mater Dei Hospital, Università di Malta e del Policlinico di Catania. Ma qual è l'elemento di innovatività? Un sistema tecnologicamente all'avanguardia, capace di garantire ai pazienti ospedalizzati elevati standard assistenziali. In più, i biosensori permettono agli operatori sanitari di monitorare a distanza i pazienti, ma ce lo sa spiegare meglio il professor Sinatra. Questo progetto vuole realizzare un sistema di monitoraggio innovativo che noi chiamiamo appunto biosensore, in grado di superare quelli che sono i limiti esistenti nell'attuale protocollo di monitoraggio. Infatti, mediante l'osservazione costante di 5 parametri vitali, il biosensore è in grado di predire eventuale alterazione dello stato di salute dei pazienti prima che si verifichi una allerta medica. I sensori del progetto MediWorld sono in questo momento di supporto nella gestione dell'emergenza Covid-19 nell'ospedale San Marco di Catania, che fa parte del Policlinico, perché proprio la regione Sicilia ha individuato come presidio Covid proprio l'ospedale San Marco. E proprio volevo leggere la dichiarazione che ha fatto il dottore Nicosia, che è il direttore dell'anestesia e rianimazione dell'azienda Policlinico Universitario, che poi sono loro i partner con noi. Dice proprio questo, che i sensori del progetto MediWorld sono utilizzati all'interno dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale San Marco di Catania, dove i pazienti infetti e sintomatici per malattie virale Covid sono isolati in stanze a pressione negativa e quindi con accesso limitato da parte del personale infermieristico. L'elaborazione del sistema NEWS da parte del sensore dell'indice di gravità dei parametri vitali forniti permette di intercettare il deterioramento precocemente, consentendo al sistema di gestione dell'emergenza intraospedaliera di attivarsi su una prevalutazione oggettiva. È chiaro che in un momento di questa diffusione del virus, del virus Covid-19, l'Italia è uno dei paesi ai primi posti per i contagi, un sistema sanitario quasi al collasso, disporre di questi strumenti all'avanguardia per il monitoraggio delle condizioni cliniche dei pazienti sicuramente rappresenta un valore aggiunto per le strutture ospedaliere. Quando avete pensato a questo progetto, qual era l'obiettivo che avevate in mente o gli obiettivi che potevate avere in mente? L'obiettivo principale che si propone il progetto è quello di supportare il personale medico infermieristico durante le fasi di monitoraggio dei pazienti ricoverati nei reparti di cura con l'utilizzo di strumenti innovativi, determinando un miglioramento del comfort dei pazienti durante il ricovero e il potenziamento del servizio sanitario a favore dei cittadini. L'obiettivo al contempo si propone di proporre la diffusione delle tecnologie elettromedicali nella nostra società. In particolare ce ne sono altri tre
il primo obiettivo specifico mira ad aumentare il numero di pazienti tempestivamente identificate con condizioni cliniche in lento deterioramento con fasi prodromiche di patologia a evoluzione mortale. Il secondo obiettivo consiste nell'incrementare lo standard qualitativo delle prestazioni sanitarie da parte dei medici e infermieri operanti nei reparti non intensivi. E il terzo è quello che risponde ad una delle priorità del programma Italia Malta, che è quello di potenziare la diffusione di nuove tecnologie verso le imprese elettromedicali. Cerchiamo di capirne di più. I sensori sviluppati con il progetto MediWorn forniscono un importante strumento di sostegno agli operatori sanitari perché consentono di individuare in anticipo l'evoluzione clinica di ciascun paziente monitorato. Ma come funzionano questi biosensori? Ce ne ha parlato l'ingegner Pietro Maddio. Il deterioramento delle condizioni cliniche nei pazienti ospedalizzati è spesso preceduto da cambiamenti nei parametri vitali, come vi anticipava prima il professore, che purtroppo nella maggior parte dei casi non sono ben interpretati dagli operatori sanitari. E infatti il sistema di monitoraggio attuale, il protocollo attuale, che è chiamato l'Early Warning Score, fornisce uno standard di riferimento per la valutazione del decorso clinico. Questo metodo però, diciamo, ha in sé un limite, poiché questo approccio è dato dal fatto che il sistema genera un allarme solo quando viene superato un valore di soglia, senza considerare quindi le alterazioni che precedono il deterioramento clinico. Con questo progetto infatti noi siamo proprio in grado di superare questo limite introducendo un algoritmo innovativo che si basa sulla logica Fuzzy. Perché abbiamo usato questa logica? È una logica utilizzata molto nello studio dell'intelligenza artificiale che permette di introdurre un valore di verità intermedio tra vero e falso, quindi superando quelli che sono sostanzialmente la logica booleana caratterizzata da o vero o falso. Quindi sulla base di questa logica noi siamo in grado di studiare l'andamento dei segnali fisiologici nel dominio temporale in accordo con quelle che sono le regole che ci ha dettato il team medico in una prima fase di ricerca. I segnali quindi cosa fanno? Sono acquisiti e misurati attraverso dei sensori certificati, perché noi non andremo a realizzare fisicamente un sensore, e quindi sono inviati mediante una struttura wireless realizzata ad hoc a un server centrale che si occupa proprio di elaborare tutta questa serie di informazioni provenienti dai monitor e, utilizzando l'algoritmo, generare un segnale di allarme che anticipa proprio il possibile stato clinico del paziente. L'equipe medica sarà fornita di dispositivi mobili, quali ad esempio tablet o smartphone, che collegati all'infrastruttura di rete saranno tempestivamente avvisati nel caso in cui la condizione clinica del paziente sta degenerando. Proprio in questo momento nell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale San Marco di Catania, in Sicilia, si stanno utilizzando 10 sensori del progetto MediWorn, mentre altri 2 sensori sono impiegati in altre unità operative per monitorare i pazienti ricoverati affetti da altre condizioni. Altri 10 di questi sensori sono stati acquistati per l'ospedale Mater Dei di Malta e uno per l'Università di Catania per le prove di laboratorio. Ma quali sono i possibili sviluppi di questo progetto, ingegner Maddio? Il progetto è già in un ottimo stato di avanzamento, siamo già alle fasi di test, ma la nostra idea è quella di realizzare una sorta di telemedicina, quindi un'assistenza sanitaria virtuale a casa per tutti quei pazienti che magari non necessitano di un ricovero in ospedale e che possono essere ugualmente monitorati come se fossero nelle strutture di cura. Quindi questo consentirebbe senza dubbio di diminuire la pressione negli ospedali e di fornire sicuramente un'assistenza migliore ai pazienti che possono restare comodamente a casa. E anche per questa puntata è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. È possibile riascoltare tutte le puntate sul canale Spreaker Play Europe insieme al materiale extra sul nostro sito playeurope.eu. Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.